Ciao a tutti ragazzi, sono Keto, benvenuti nel canale, sempre su Gwent ragazzi, più gioco, più mi piace. Sempre parlando il single player. Multiplayer ragazzi, giocando le amichevoli, ho provato, sono arrivate ve lo 10 classificate, ne perdo abbastanza perché non ho le carte dorate, le carte argento. Però con le partite amichevoli riesco a vincere tranquillamente la maggior parte delle partite. E provando una partita classificata mi ha dato anche il rango della stagione, quindi se io non gioco più in classificata, in stagione alla fine avrò 3 bauli, 100 polveri per fare le carte premium, quella neanche, 150 componenti, quindi alla fine un bel premio, anche se è meglio arrivare al grado 6 della stagione e 25 bauli, 200 componenti e più polveri. Però bisogna avere, non dico tutte le carte, ma almeno un paio di carte dorate. Le carte dorate costano di più, 800. Le carte d'argento 400, quelle di bronzo 30 o 80 componenti. Quelle di bronzo sono veramente facili da fare. Quelle argento ne ho fatte una, quindi ho speso già 200 componenti. E le dorate devo aspettare. Non è impossibile, però bisogna giocarci sempre. Siccome io ci gioco giusto quando faccio i video, non spreco tanto tempo, quindi non faccio così tante componenti. Adesso è il turno di vincere il comandante, il nano. Muro di scudi, sempre con le spie e le mucche. Se viene falsa Siri, quella là è una carta argento che ho trovato. Diamoci dentro! Non sono certo noto per la mia pazienza. Falsa Siri funziona benissimo col computer perché aumenta, che ce l'abbiamo, aumenta lui, perfetto, perfetto, una dorata, 2-3 dorate, quindi ci mettiamo dentro una dorata, ci mettiamo dentro Triss, perché con il decreto ci andiamo a prendere Triss Marigold. Sacrificherei tutto per l'impero. Vai Siri. Non mi piego. Lascia che il nano ti salvi le chiappe. Questo qua potenzia tutto. Allora, possiamo mettere la mucca qua. Aspettiamo a mettere la mucca. No ragazzi, mettiamo già la mucca, anche perché poi abbiamo già l'esca. Abbiamo la carta Kair che ci fa riprendere in mano. 28. Giochiamo un'altra carta senza senso. Questa mi servono tutti. Se io passo perdo, quindi devo giocare roba. Ragazzi, gioco lui. Ne stai da tu. E devo metterlo, vabbè. Perché ho giocato quella? Perché sta nel cimitero e se mi viene il medico posso potenziare una carta che ho in campo già. Dudu. No, Dudu. Togliamo Dudu. Ok, buona. Tocca sempre a me. Adesso giro. E dove mettere la mucca? Qua. Abbiamo sprecato una mucca. Ho sprecato una mucca, ragazzi. Per non sprecare la mucca, la mucca. Adesso qua mi mette la creatura, mi arrabbio. Che sta mettendo là. Non bella è che abbiamo l'esca, ragazzi, l'esca è fortissima. Ed è già presente nei mazzi iniziali, cioè molte carte. Sì, potenza tutto, potenza tutto. Potenza tutto, siccome abbiamo una spia, mettiamo lui la brigata. Se non mette qualcos'altro qua. Ermelitele. Sapevo io che la metteva. Però invece di usare la mucca potevamo usare Peter a sto punto. Peccato, non ho tempo.
Eccolo qua. Burak. Tanto potenzierà sempre quello. Che mettiamo la mucca davanti, ragazzi. Non vengo da Nilfgaard. La mucca. Mo davanti la mucca. Io non fallirò. Perché le ha, ragazzi, dopo che conosci il mazzo, sai. A suo giro 47 a 40. Al nord saremo sempre odiati. E poi siamo tris per ammazzarlo. Ermelitele. Il problema è che se non vinciamo adesso non vinciamo più. Siamo tris. Percepisco una forte magia. Così lui al turno 3 non dovrebbe resistere. Sei morto e non lo sai. Sei morto e non lo sai. Allora, non sono certo noto per la mia pazienza. Ragazzi, mucche. Potrei aver sbagliato, Sto punto. Qui si improvvisa. Consumerà tutte le carte. Voilà. Questo moriranno. Lombetto ci vendicherà, Duan. Vabbè, scemo. Cioè, questa non fa danni, ragazzi. Perché sono tutte d'oro. Siamo 66 a 30. Solo chi devo essere. Non ce la fa. Abbiamo usato tutte le risorse, però sapevamo. Quella carta dorata che assorbe le altre unità è utile perché siccome è dorata poi non prende più danni. Adesso abbiamo vinto il comandante. Abbastanza facile anche con questo mazzo. Ragazzi, abbiamo finito anche questa fazione. Poi non ci resta che affrontare Nilfgaard. Spie contro spie o contro i mostri, ragazzi. Non so. È un po'. Oppure non so se crearmi un mazzo. Qual era? Quelli dei regni settentrionali che sfruttano l'armatura. Se trovo le carte, vorrei provare anche quello che sfrutta le armature e le catapulte contro Nilfgaard. Perché tutte le spie sono deboli, possiamo farle fuori subito. Anche se con i mostri il gelo muoiono in due nanosecondi. È sempre da provare. Tutti i mazzi sono validi. Bisogna trovare la giusta combinazione carte anche che piacciono. Niente ragazzi, questo video finisce qui e alla prossima. Ciao!